Qualora nei rendiconti e nei documenti contabili del condominio vengano inseriti dati attivi o passivi falsi, a prescindere dal perfezionamento del reato e consumazione quindi del reato di truffa, in caso di induzione di errori economici si poteva ravvisare fino a qualche mese fa il reato comune di falso in scrittura privata, ex articolo 485. Qualcuno addirittura si è posto un interrogativo potessero applicarsi i reati relativi ai falsi bilanci, in quelli articoli 2621 e 2622 del codice civile, previsti invece in tema appunto di falsi comunicazioni sociali, falsi in bilancio per le società. Tuttavia, che cosa è successo? Che il legislatore abbia pensato di depenalizzare, come sappiamo, con i decreti legislativi 7 o 8 del 2016, reato dell'articolo 485 del codice penale, e la giurisprudenza ha portato ad escludere l'applicabilità della previsione delle false comunicazioni sociali, del falso in bilancio, non costituendo il condominio una società commerciale, ma un ente di mera gestione, con le precisazioni che ma di fatto è un ente di gestione che ha diverse braccia che possono riguardare sia le attività di sviluppo, come ci ricordava, le attività fiscali. Ho riportato anche questa sentenza che tratta il caso di un amministratore di un condominio che aveva ottenuto la disponibilità di un fido bancario per mezzo degli artifici e raggiri costituiti dall'esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell'assemblea, e quindi aveva incassato la somma di denaro determinata dall'amministrazione condominiale un danno dall'esposizione di debitori in favore dell'istituto bancario destinatario della condotta fraudolenta. Questi sono casi di truffa tipici che si possono riscontrare. Un'altra sentenza riguarda il giudice dell'indagine criminale del Tribunale di Genova del 2004. In cui si ritiene che non integra la specie di truffa la condotta dell'amministratore che, passando il verbale dell'assemblea, si fosse procurato in qualche modo l'ingiusto vantaggio di vedersi prorogato sostanzialmente il proprio incarico al fine di ottenere l'ingiusto profitto derivante dal compenso. Ora, questa sentenza aveva la peculiarità ormai obsoleta dopo l'entrata in vigore della riforma del condominio per la quale il compenso dell'amministratore devono essere deliberati con la soluzione con la delibera con la quale viene nominato, ma aveva la peculiarità di non ritenere necessariamente ingiusto il profitto in considerazione del fatto che anche se la falsità del verbale avesse provocato una sostanziale proroga del suo incarico, l'ingiusto profitto non ci sarebbe stato perché comunque l'amministratore avrebbe comunque svolto il suo mandato gestorio. Proseguiamo ora con un'altra fattispecie che è quella relativa alla protezione di vendita. La sintesi della responsabilità dell'amministrazione in relazione al reato di cui l'articolo 646 può essere spiegata con questa paradigmatica procedimento che individua la natura di mandato con rappresentanza dell'incarico di amministrazione condominiale. In relazione quindi al disposto di quell'articolo 1713 del codice civile, è stato stabilito l'obbligo in capo all'amministratore uscente di riconsegnare tutta la documentazione condominiale in suo possesso, sia quella che è stata prodotta e elaborata in precedenza del suo mandato, sia quella acquisita in precedenza e derivante dalla precedente amministrazione. Ancora prima dell'entrata in vigore della riforma sul condominio, altre pronunce hanno condiviso un principio di orientamento dei giudici di merito sul punto, ne ho citate due, una del 2011 e una del 2008, anche con riguardo all'interesse sovraintendente frapposto dall'amministratore stesso per quanto concerne gli aspetti fiscali. Perché l'amministratore di condominio molte volte riteneva di essere nel dovere e nel diritto, quindi anche di trattenere la documentazione fiscale perché per la propria posizione di garante rispetto alla situazione finanziaria in relazione agli adempimenti che nel corso del suo mandato era stato tenuto a esperire. Tuttavia le norme in materia tributaria in particolare. L'articolo 21 della legge 449 dell'87 individuano il condominio come soggetto sostituto d'imposta. L'amministratore uscente ha l'obbligo di consegnare dopo l'accesso all'edizione per mandato tutta la documentazione, anche quella fiscale, dovendo per cura eventualmente solo indicarla nel verbale di passaggio di consegna dei documenti condominiali per poterlo recepire alla venuta consegna all'amministratore subentrante, alla rifare richieste da parte dell'amministrazione finanziaria.
la documentazione fiscale è documentazione del condominio a tutti gli effetti e quindi deve seguire il soggetto che gestisce il condominio. Questa slide ricorda invece che nel 2013 è stato nuovamente ribadito il momento consumativo del reato di appropriazione di indebita, che è stato individuato dal momento in cui l'amministratore uscente frapponga il rifiuto alla restituzione della documentazione volontariamente negandole, quindi comportandosi rispetto alla cosa utile omnibus, cioè esattamente come nei casi tipici di appropriazione di indebita. Con una pronuncia del 2012, di cui la presente slide, la Suprema Corte ha individuato con l'interversione del possesso il momento consumativo del reato di appropriazione indebita, coincidente con il momento del passaggio per esempio della cassa in cui l'amministratore abbia trattenuto le somme del condominio risultanti dalla contabilità condominiale. La mancata consegna della cassa quindi costituirebbe l'elemento dal punto di vista civilistico dell'interversione del possesso e quindi il momento consumativo del reato di appropriazione indebita. La recente pronuncia del 2015 prevede sia per quanto attiene alla quantificazione del danno ai condomini, sia per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 133 del codice penale in tema di determinazione dell'entità della pena, che la diminuzione patrimoniale conseguente al reato di appropriazione indebita, ma anche quello di truffa, debba essere addossata alla sua interezza e non parcellizzata in base alle singole quote millesimali dei partecipanti al condominio. Come noto, l'appropriazione indebita è un delitto contro il patrimonio che si articola nella condotta di chi si appropria del denaro della cosa mobile altrui di cui altri possesso al fine di procurare a sé o ad altri un diritto profitto. Come è noto, l'elemento costitutivo del 646 è costituito dall'esercizio di un potere autonomo sulla res altrui ed infine il possesso della res mobile altrui disgiunto invece dalla proprietà. L'elemento psicologico del reato di appropriazione indebita è il dolo specifico, infatti l'articolo 646 richiede non soltanto una coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui, cioè iniziare a detenerla senza sostanzialmente avere un titolo, ma uti dominus, ma dovesse infine procurare a sé ad altri un ingiusto vantaggio. In altri termini, l'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita presuppone la consapevolezza di trattenere la cosa posseduta a qualsiasi titolo pur sapendo di agire senza averne diritto e allo scopo di trarre a sé allora danno un danno giusto. È chiaro che molte volte il reato di appropriazione indebita di fatto può andare a celare un reato di altra natura, cioè quello della truffa, non consegna la documentazione, perché dalla consegna della documentazione, magari tutta la documentazione, potresti riuscire a ricostruire delle documentazioni che io ho celato, magari per negligenza, me ne sono preso conto dopo, solo dopo, oppure volontariamente per ottenere una posizione di vantaggio rispetto alla situazione che si era cristallizzata fino al momento del passaggio di consegna. Prima della riforma del 2012 la mancanza di specifiche coerenti indicazioni legislative circa la necessità di far transitare le somme di spettanza dell'ente condominio su un apposito conto corrente portava ad una possibile confusione tra patrimonio dell'amministratore e quello del singolo condominio, come anche tra risorse di diversi condomini gestiti dallo stesso amministratore. Il novellato disposto di quell'articolo 1129 del codice civile di cui ha parlato prima il dottor Giordano dispone ora come necessariamente l'amministratore sia obbligato a far transitare su un apposito conto corrente condominiale, bancario o postale, intestato al condominio, comunque tutte le somme, quindi tutte le comunicazioni, quindi sia quelle in entrata e quelle in uscita, nonché quelle erogate a qualsiasi titolo per conto del condominio, mentre ciascun condomino ha sempre il diritto di prendere visione e di estrarre copia, non solo, come ci ricordava prima il dottor Giordano, della singola documentazione contabile, ma anche dei registri di contabilità del condominio. Si tratta di condizioni che l'ordinamento ha voluto imporre per una nuova trasparenza che tutelano non solo la posizione del condominio rispetto ai terzi, ma ovviamente anche dei singoli condomini, ma aggiungerei anche quella della stessa amministrazione obbligata ad operare a quel punto secondo dei parametri unitari di efficiente amministrazione. Queste disposizioni rendono quindi più difficile, ma non escludono di per sé, la possibilità pratica che l'amministratore si appropri di denaro appartenente ai condomini o al condominio o vengono destinate queste risorse ad altri scopi.
merita attenzione un'ipotesi a questo punto residuale, cioè motivazione che ho appena detto, di responsabilità dell'amministratore di condominio, che si verifica quando l'amministratore stesso, tenuto senza l'articolo 1130 numero 4, a riscuotere i contributi da erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, crei un ammanco di cassa anche di esigua entità o nel caso in cui le risorse patrimoniali non vengano utilizzate per le finalità tipiche della realtà organizzativa condominiale. Ciò avviene nel caso di impiego dei contributi condominiali versati magari in contanti da alcuni condomini e per versati dall'amministratore sul conto corrente bancario successivamente, come diceva prima il dottor Giordano, attraverso l'appropriazione per finalità estranee alla gestione e all'amministrazione della cosa comune. Quanto alle circostanze del delitto di cui stiamo parlando, si può osservare come la fattispecie semplice di manifestazione del reato, sanzionato con la reclusione di 3 anni con la multa, possono affiancarsi di ipotesi aggravate che attenuate. Per quanto concerne le aggravanti comuni, più frequenti sono quelle di cui l'articolo 61 numero 7 e 61 numero 11. La prima è quella dell'aver cagionato a persona offesa un danno di rilevante entità, come ricordato il Tribunale di Roma con la sentenza del 2004, mentre la seconda concernente il fatto dell'appropriazione indebita commessa con abuso della prestazione d'opera, che la Cassazione ha sancito con una pronuncia del 2005, quindi, ma sostanzialmente in automatico visto il rapporto e la relazione che è instaurata tra i singoli condomini e l'amministratore. Quanto alle circostanze attenuanti, ricordiamo quella relativa al danno speciale di unità e quella consistente nell'avere prima del giudizio interamente riparato il danno mediante il risarcimento dello stesso o effettuato restituzione o comunque nell'essere secondariamente ed efficacemente attivato per elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato. Come sappiamo la protezione indebita perseguibile a querela tra l'eccezione del caso di cui abbiamo parlato poco fa dell'aggravante comune, l'effetto comune del numero 11 articolo 61 e l'ultima questione riguarda le pronunce di legittimità che si sono succedute a breve distanza temporale, che hanno statuito un principio sostanziale collegamento tra il reato di appropriazione indebita e quello previsto dal secondo comma dell'articolo 388 del codice penale come concorso formale eterogeneo di reati. Mi riferisco sostanzialmente alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, quello appunto previsto dal 388 secondo comma del codice penale, in relazione al reato di appropriazione indebita. Una recentissima sentenza della Cassazione, quella che qui vedete, ha ritenuto penalmente responsabile l'amministratore di condominio che ha incarico cessato e nonostante l'ordine impartito dal Tribunale non aveva consegnato al nuovo amministratore i conti e le carte condominiali. La Cassazione infatti ha confermato la responsabilità dell'amministratore per entrambi i reati contestati, ossia protezione indebita aggravata e la mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Nel caso in questione, avviato in quell'articolo 646, appunto si era accumulato quello del 388. Perché? Perché era stato previsto che laddove alla mancata esecuzione dei documenti segue sempre un'alternativa, una denuncia, una querela per la protezione di un ricorso al giudice civile di adducenza per ottenere un provvedimento che imponga all'amministratore uscente di consegnare i documenti in suo possesso, la disobbedienza a tale provvedimento costituirà un reato autonomo, essendo ben giudici quelli tutelati diversi tra di loro, e si aggiungerà a quello di appropriazione indebita. La Cassazione infatti, ribadendo un orientamento consolidato sia risalentosi già dal 1987, ha ricordato come rientrano tra i procedimenti cautelari del giudice civile, la cui dolosa intemperanza dà luogo a responsabilità penale, tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro quarto del codice di procedura civile e quindi non soltanto quelli civici ma anche quello atipico di quell'articolo 700 del codice di procedura civile, sentenza appunto del 16 aprile del 2014. Disobbedire ad un provvedimento giurisdizionale è un reato quindi, ma solo quando la mancata esecuzione spontanea rende inesibibile quel provvedimento, come nel caso di specie, dal momento che l'obbligo di restituzione dei documenti non poteva essere diversamente eseguito, neppure potenzialmente, senza la spontanea collaborazione dell'ex amministratore. E questo riferimento va fatto anche alle sezioni unite del 2007.
Ultima sentenza da ricordare, che precede quella appena esaminata solo qualche giorno, è quella relativa alla responsabilità per il rilascio d'esame, allorché l'amministratore di esecuzione ad una delibera successiva ad una prima impugnata, avente il medesimo oggetto, anche se emendata di giudizi originari, senza che sia disposta la revoca giudiziale della sospensiva o dichiarata cessata la materia del contendere, cioè in particolare costituisce reato di contestazione quello per il quale l'amministratore si attivi per tentare di ottenere una delibera che vada a sostituire la delibera che aveva sostanzialmente lo stesso oggetto di una che sia stata impugnata, che sia stata sospesa e che tende sostanzialmente a sostituirla. Ecco, la Cassazione ha ritenuto che costituisca reato di quell'articolo 388 perché costituirebbe sostanzialmente un raggiro al provvedimento giurisdizionale che aveva disposto la sospensione della delibera impugnata. Concludo dovendo riconoscere che il compito del revisore condominiale è decisamente non semplice. Si tratta di un'attività che comunemente è intesa come indirizzata ad una verifica contabile dell'analisi bilancistica delle poste economiche e del riscontro documentario tra poste attive e poste passive, ma così non è. Questa visione è decisamente approssimativa perché al revisore sono attribuiti dei compiti di un'analisi ben più complessa e che non può prescindere da una ricostruzione in concreto della vita del condominio. Questa analisi deve essere condotta non solo in relazione alle partite contabili che divengono in questo modo una cartina tornasole dell'operato dell'amministratore, ma sull'adempimento agli obblighi specifici del mandato e dell'ordinamento. Quanto a questi ultimi, cioè quelli degli obblighi stabiliti dall'ordinamento, per i principi sanciti dalle norme penali e dalle pronunce di legittimità che hanno previsto sia i doveri di intervento dell'amministratore, in caso di prescrizioni oggettive e anche la scelta di un'abrogazione preventiva assembleare, che si ha di responsabilità con lo stesso amministratore in caso di omissioni. Quindi ho terminato e passerei la parola. Bravo. Buonasera a tutti, il